Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Nerd Attitude. Prima di iniziare questo video di oggi volevo di nuovo ringraziare tutti quanti i nuovi iscritti, tutte le persone che mi scrivono sotto nei commenti, che mi scrivono sulla pagina Instagram, che appunto mi contattano privatamente. Grazie, grazie, stiamo crescendo tantissimo con dei numeri che non, sinceramente non mi aspettavo. Ho aperto il canale da pochissimo e già siamo veramente in tanti, si sta formando una bella community di appassionati. Mi fa molto piacere e vi ringrazio ancora per questo. Oggi, come vi ho detto nel video scorso, volevo portarvi i miei acquisti a tema Pokémon. Ho preso dei gadget che cercavo da veramente tantissimo tempo. Mi sono informato, ho visto che sui vari siti italiani non si trovano, insomma, non sono venduti. E ho visto, insomma, ho visto un po' di mercatini dell'usato, ho visto su eBay, ho visto su subito.it. Alla fine ho trovato un ragazzo che mi ha fatto un ottimo prezzo per questi, insomma, appunto per questi gadget, e quindi ho deciso di prenderli anche per portarveli qui sul canale. Quindi sono arrivati. Ho già spacchettato il pacco perché volevo vedere in che condizioni erano, adesso li faccio subito vedere. Eccoli qua, spero che entrino tutti nell'inquadratura. Sono i Funko Pop dei Pokémon. Li ho cercati veramente dappertutto perché sono impossibili da trovare, si trovano anche a prezzi alti dall'Italia perché magari vengono importati dall'America dove costano, insomma, costano il giusto, ma qui ovviamente tra dogana, fra spese, eccetera, eccetera, arrivano a costare tante volte anche sui 30, 35, 40 euro l'uno. Li ho recuperati, come dicevo, ad un ottimo prezzo. Sono i tre starter più Pikachu, che preferisco questa versione qua alla prima versione uscita che aveva le orecchie dritte. Questa è la nuova versione della, appunto, della nuova, diciamo, wave che è stata rilasciata. E poi ultimamente è stato rilasciato anche questo Mewtwo insieme a Pichu, a Vulpix, insomma ad altri personaggi che mi piace veramente tantissimo. Probabilmente il mio Funko Pop preferito. Adesso ve li mostro uno per uno e poi concludiamo il video con lo spacchettamento. Ecco qua, allora partiamo da Bulbasaur che è in questa versione con la testa un po' girata verso sinistra e comunque è molto molto bello, sono fatti tutti quanti devo dire ottimamente, le scatole poi sono anche queste molto molto dettagliate quindi sono abbastanza simpatiche anche loro. Adesso non so se sinceramente se collezionarli, se tenerli fuori dalla scatola perché io i Funko Pop ne ho diversi, magari un giorno vi farò anche un video per farvi vedere, però li tengo tutti quanti in scatola. Anche se questi qua mi piacerebbe probabilmente tenerli fuori con la scatola vicino. Adesso devo studiare un po' la situazione. Quindi questo era Bulbasaur. Poi abbiamo Squirtle. Ecco qua, me lo giro così vedete insomma bene o male un pochettino tutta la scatola, ma sono sicuro che conoscerete lì, già li avrete visti sicuramente da altre parti. Poi abbiamo qui Charmander. Ecco qua. Anche il mio starter preferito, Pikachu, questa nuova versione, come vi dicevo, a me piace di più rispetto, insomma, alla prima che hanno rilasciato, che era praticamente Pikachu con le mani, mi pare, con le mani unite e con le orecchie dritte. Questa mi sembra un po' più simpatica, quindi ho recuperato questa qui. E infine Mewtwo, come vi dicevo. Diciamo il mio preferito. Di questo la scatola non è messa benissimo, però insomma mi accontento perché altrimenti dovrei riprenderlo e pagarlo veramente l'ira di Dio. Questo è veramente veramente bello ed è anche leggermente più grande rispetto agli altri. Gli altri sono un po' più piccolini, questo invece è insomma molto più grande. Ecco qua, quindi vi ho fatto vedere i Funko Pop che ho recuperato. Spero di recuperarne anche qualcun altro perché ho visto che ne hanno rilasciati alcuni che sono veramente carini, tipo Pichu, ma anche Rattata è stato rilasciato ultimamente, che è molto simpatico, quindi magari qualche cosa forse prenderò anche di questi qua. E come vi dicevo, concludiamo il video, siccome è stata una piccola introduzione, concludiamo il video con lo spacchettamento, quindi cambiamo inquadratura, mettiamo il tappetino e andiamo a spacchettare un po' di pacchetti di carte. Perfetto ragazzi, eccoci qui, siamo tornati con l'inquadratura dall'alto dello spacchettamento. Oggi, come vi ho detto, andiamo a spacchettare questi quattro bei pacchetti, ognuno con un artwork diverso, sempre presi dalla fumettiera del mio amico Max. Vediamo un pochettino oggi che cosa troviamo, se saremo più fortunati dello spacchettamento precedente. Cominciamo subito con il pacchetto di Toxtricity, vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare. Allora, subito intanto il codice per voi, lo mettiamo da parte. Facciamo il trick, vediamo un pochettino che cosa ci riserva questo pacchetto. Allora,
Partiamo. Energia buio. Dublade. L'ombre. Atrem, bellino, molto carina. Meo o Miao di Galar. Sarskit, ne avremo 5-6 di questi. Magikarp, che me lo ricordo per il Pikachu che è presente. Meditite. Milseri, che anche di questo ne abbiamo veramente parecchi. Stanky, bella, carina questa reverse, che non abbiamo. E la rara è Snorlax. Carino, bello l'artwork. Si continua con il trend negativo di nessuna V, però diciamo che questo è carino, tutto fa brodo per la collezione, servono anche le rare, quelle normali, diciamo così. Passiamo al secondo pacchetto, vediamo un po' se da questo lato non si apre. Ecco qua, vediamo un pochettino che cosa ci riserverà. Togliamo tutto quanto, ecco a voi il codice. Allora, cominciamo con energia foglia, energia orrore, Palpitoad, tutti i doppioni stiamo trovando in queste comuni, Morgrem, che è l'evoluzione di Impidimp, che mi è piaciuto molto, insomma, l'artwork di Impidimp, Squovet, Applin, credo che sia una seconda versione, quest'anno avevamo trovato un altro, ma l'artwork mi sembra differente, Timepole, Trubbish, Helioptile, Sandygast in versione reverse, e vediamo un po' che cosa troviamo. Scizor, rara, carina anche questa qui, come Snorlax, un bel artwork, insomma abbastanza bella. Continuiamo a non trovare V, speriamo negli ultimi due di trovare qualcosa. Proseguiamo nello spacchettamento. Allora, sempre codice e vediamo un po'. Allora, energia elettro, Morgrim appena trovato, cura totale, cortile di allenamento, Growlithe, Dripy, Snover, che bellino, molto bello l'artwork, veramente simpatico, Binacle, Darumaka di Galar, anche questo molto carino, Electrode, bellissimo, in reverse, bellissima versione, e vediamo un po', si comincia a vedere qualcosina, sì, siamo fortunati, vediamo un po', Pinchurchin, bellino, bellino veramente, siamo bene, abbiamo invertito fortunatamente il trend, una V per noi, molto molto contento, anche se, ripeto, diciamo che a parte io preferisco le rare nella vecchia versione, ma poi comunque per completare la collezione servono tutte quante le carte, quindi alla fine, pure se non troviamo le V, sono comunque abbastanza contento. Però questa mi piace molto, è una V normale, quindi non è full art, però insomma abbiamo invertito il trend, bene così. Vediamo cosa ci riserva l'ultimo pacchetto. Allora, ecco qui il codice e vediamo un po' cosa abbiamo qui. Abbiamo energia lotta, Skuntank, Morpico, bellissimo, questo è uno dei miei Pokémon più belli, insomma, secondo me, che hanno fatto per Spada e Scudo, Secchio Capiente, Shinx, anche di questo ne abbiamo un milione, Yamask di Galar, idem, Applin, ecco, l'altra versione che avevamo trovato l'altra volta era questa qui, Athena, bellino l'artwork, Arrokuda, Olive in reverse e l'ultima, Garbodor, rara normale, anche questa non ce l'avevamo, quindi l'aggiungeremo anche questa qui alla collezione. Anche oggi insomma uno spacchettamento un po' magro, abbiamo visto che, vediamo di recuperarla, eccola qui, abbiamo visto l'unica V dello spacchettamento, Pinchurchin, con poi Garbodor. Adesso facciamo un piccolo recap delle rare, come l'altra volta, e vediamo un po' di andarle a sistemare. Quindi ecco qui, facciamo un rapido recap di quello che abbiamo trovato.
carte, insomma, per il momento abbastanza interessanti, perché comunque la collezione è molto magra adesso all'inizio, quindi tutto fa brodo. E speriamo poi di essere un po' più fortunati. Questo mi piace veramente tanto, questo Snorlax. Speriamo di essere un po' più fortunati, insomma, quando con l'andare avanti degli spacchettamenti dei pacchetti, trovare qualche V. Ecco qua, Garbodor e la unica V Pincushion che abbiamo trovato in questo spacchettamento di oggi. Quindi, come vi dicevo, nel prossimo spacchettamento probabilmente vi farò vedere prima la sistemazione, come ho sistemato, insomma, qual è tutta la collezione di questo nuovo set di Fragore Ribelle. Poi andremo a spacchettare e le carte che abbiamo spacchettato le inseriremo nell'album, anche perché ho ordinato le bustine, quindi le bustine protettive, quindi sto aspettando che mi arrivino le bustine per sistemare tutto quanto poi nell'album, così da non rovinare le varie carte. Quindi direi che io posso darvi appuntamento ad un prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like al video se vi è piaciuto, seguitemi su Instagram alla pagina Nerdattitude e iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi. Grazie ancora di avermi seguito e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!